Sembra una vettura come tutte le altre, ma sotto sotto Nissan Leaf è ben diversa. Molti ne hanno sentito parlare, altri l'hanno guidata, ma il sindaco di Firenze Matteo Renzi ne è già fiero proprietario. Già disponibile in diversi paesi europei, la vettura che inaugura per il marchio nipponico il settore delle vetture elettriche a breve arriverà anche sulle nostre strade. Siamo pronti per farci elettrizzare? Andiamo a scoprirlo insieme. If I'd be so inclined to climb up beside you. A volte, per fare in modo che i sogni diventino realtà, basta un po' di impegno e tanta fiducia. A dimostrarlo questa volta è Nissan Italia, che come promesso lo scorso anno è riuscita a far debuttare Leaf, la prima vettura elettrica della storia, prodotta dal brand giapponese anche sul nostro territorio. Il primo esemplare è stato consegnato lo scorso 10 gennaio al sindaco di Firenze Matteo Renzi, che ha dimostrato in più occasioni il suo interesse nei confronti della mobilità sostenibile. Il capoluogo toscano e Nissan Italia hanno infatti sviluppato un contratto di collaborazione che prevede l'impegno da parte del primo cittadino e della giunta comunale nell'utilizzare la vettura per le attività istituzionali del comune, portando così un grande esempio di civiltà per gli abitanti e le migliaia di turisti che ogni anno visitano la città. Tuttavia, questo è solo l'inizio. Nissan Leaf percorrerà presto anche le strade del resto d'Italia. I preordini, iniziati il 9 novembre 2011 in occasione della manifestazione H2 Roma, hanno portato alla prenotazione di 20 esemplari che verranno recapitati ai primi pionieri della mobilità elettrica nel mese di aprile. Il prezzo, di 37.990 euro, include i servizi di assistenza per i veicoli elettrici e soprattutto le batterie garantite per 5 anni o 100.000 chilometri. Una cifra tutt'altro che irrisoria, considerando l'attuale assenza di programmi di incentivazione statali in Italia. I vantaggi di possedere una vettura come questa, però, si percepiscono sul costo di esercizio annuo della vettura stessa, che secondo stime Nissan è inferiore di oltre 1.500 euro rispetto a un normale veicolo a combustione interna. Dotata di un motore elettrico e di un inverter posto nella parte anteriore del veicolo, Nissan Leaf sviluppa una potenza di 108 cavalli e raggiunge una velocità massima di 145 km orari. Rispetto alle vetture elettriche prodotte fino a oggi, la berlina giapponese vanta un'autonomia di 175 km e può essere ricaricata interamente in 8 ore, mentre per ripristinare l'80% della capacità energetica bastano 30 minuti, operazione quest'ultima a breve disponibile anche in Italia. Per tutti i neofiti del settore, Nissan ha realizzato un sito dedicato www.nissan-leaf.it, dove reperire informazioni sulla mobilità elettrica e attraverso il quale è possibile prenotare una Leaf versando un anticipo online di soli 250 euro, che verranno poi scalati dal prezzo della vettura al momento dell'ordine, oppure rimborsati in caso di mancato acquisto.